L'autorità portuale della Sicilia occidentale ha pubblicato, approvato e pubblicato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi nel concorso di idee per il rifacimento del fronte del porto storico di Trapani. L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Trapani, Dario Safina. Assessore, come cambierà il volto? Buongiorno, intanto e benvenuto. Come cambierà Buongiorno. il volto del porto di Trapani? Ma guardi, brevemente, il progetto poi verrà sicuramente presentato in maniera compiuta all'autorità portuale. Io posso dirle che nel progetto si è tenuto conto di quelle che sono le indicazioni che ha fornito il Comune di Trapani che riguardavano la valorizzazione del Lazzaretto, del Molattì, della Colombaia. E di tutto il fronte a mare, prevedendo naturalmente l'escavazione e tutto ciò che è fondamentale per rendere ancora più efficiente il nostro porto. E per quanto concerne, vi do solo una chicca, e per questo vorrei anche ringraziare quanti in questi anni si sono battuti per la valorizzazione della Colombaia. Vi dico solo che probabilmente verrà prevista anche il collegamento con un ponticello, chiamiamolo così, della Colombaia con la terraferma e con il Lazzaretto. Dunque, il progetto cambierà veramente il volto a questa città perché valorizzerà tutto ciò che su quel lato, sul lato sud della città, è rimasto per molti anni inutilizzato e poco valorizzato. Ovviamente speriamo che anche la Regione faccia la sua parte per quanto concerne la Colombaia, con un progetto di valorizzazione che consenta, laddove si dovesse realizzare, come sono convinto, perché nelle linee guida questo era previsto ed è stato calato nei progetti che si sono aggiudicati il premio, possa realmente rendere effettivo quindi quel collegamento con la terraferma, perché collegarsi con un bene che non vive ha poco senso. Invece, potersi collegare con un bene reso vitale da un intervento di ristrutturazione serio e che lo possa valorizzare senza alterarne lo spirito, perché la torre va preservata così com'è, sicuramente va eretta a monumento in quanto tale, non va impedito il godimento della torre con la sua caratteristica forma. E dunque, io sono convinto che questo progetto potrà ricevere l'attenzione anche di privati finanziatori e poi, devo dire la verità, l'autorità portuale con la collaborazione del Comune di Trapani, e per questo ringrazio anche l'assessore Patti e l'assessore Pellegrino, oltre che il sindaco, si sta collaborando bene e si stanno raggiungendo importanti obiettivi. Abbiamo già visto la riqualificazione della stazione marittima, alcuni lavori sulla strada, sulla Assessore, via Ammiraglio senza Staiti. spoilerare nulla, ma per dare qualche numero, in attesa poi ovviamente della presentazione, immagine in pompa magna di un progetto di Certo. questa natura che stravolgerà veramente, insomma, il volto antico della città. Di che numeri parliamo? E soprattutto quando dovrebbero iniziare questi interventi? Allora, innanzitutto, a brevissimo, l'autorità portuale di sistema consegnerà la progettazione esecutiva ai vincitori del concorso di idee. I numeri concreti li avremo quindi nel momento in cui avremo il progetto esecutivo con i vari computi metrici, ma parliamo di decine e decine di milioni di euro di interventi, dove il collegamento tra la Colombaia e la terraferma rappresenta una piccola cosa, per esempio, rispetto a tutto quello che è previsto, ma cambierebbe il volto della Piazza Scala d'Alaggio, del mercato, cambierebbe il volto del porto peschereccio, del porticciolo turistico. Sono interventi veramente qualificanti che possono trasformare Trapani in un polo attrattivo dal punto di vista turistico e non solo di tutto il Mediterraneo. E quindi saranno sicuramente parecchi milioni di euro che però avremo chiara la dimensione quando avremo il progetto esecutivo. Chi ha vinto questo grande progetto? Lo Spero che ci siano dei studio. trapanesi che sono nelle condizioni di Sì, ci poter sono anche dei trapanesi. Tra i apprezzare. vincitori, sono parecchi professionisti e tra i vincitori ci sono anche alcuni trapanesi. Ok, grazie assessore. Allora ci Grazie vediamo a alla voi prossima. e Buon lavoro. speriamo che la presentazione sia realmente
in pompa magna, perché il waterfront di Trapani merita una presentazione in pompa magna.